Oggi ragazzi siamo qua con Tyr per fare le case dei villager finalmente. Ho alzato le mura in un episodio che non so se ancora se farvi vedere o no, perché è veramente brutto. Quindi io sono tentato di fare una cosa che nessuno di solito ha fatto. Lascio l'episodio non in elenco, ve lo metto sotto in descrizione. Se volete andare a vedervelo andatelo a vedere, perché a me non piace. Ignorante. Oh, vabbè, è un episodio che non piace. Alzo le mura e faccio il troll a Tizio. Non mi piace, quindi lo metto non in elenco. È colpa di Tizio, vedi, se non avessi fatto entrare Tizio sarebbe stato un bel episodio. Comunque, come vedete, le mura le ho alzate. Cioè, adesso è molto più gradevole da vedere sia all'interno che... Aspetta, faccio vedere anche l'esterno. Io, Leo, io invidio le tue capacità di costruzione, ti giuro. Oh. È troppo bello. Guarda le mura, guarda che bello. Che bellezza. Mi piacciono un sacco. Oh, ma sono un sacco belle. E ci ho messo tipo 2 settimane a farle, ste mura, tra materiali e tutto, ma vabbè. Ma cosa vuoi che sia? E sai qual è la cosa bella di questo episodio? Vai, dimmi, buon uomo. Che ho finito la sabbia. E dobbiamo andare a farmarla. Vai, scaviamo. Esatto, così ragazzi finalmente vi farò vedere anche dove scavo tutti i materiali. Perché tutta questa sabbia che c'è qui non è che è stata presa a cavolo. Vi faccio vedere dov'è il mio deserto. Guarda, guarda, vi faccio vedere io come fa Leo. Fa così, fa game mode 1. Perché, cioè, sai, io odio i buchi nel deserto. Sì, comprensibile. Ne ho appena visto uno che mi ha dato un po' fastidio. Ok. Oh, ce n'è un altro un po' più avanti. Aspetta che lo copro prima che tu lo veda. E vedere i buchi piccoli così dà veramente fastidio. E anche, diciamo, proprio le farm, quelle robe là, mi disturba vederle. Quindi sono andato lontano, lontano, lontano. Siamo quasi arrivati. E ho tipo scavato un chunk di sabbia. Minchia. E arenaria. Pesantissimo come si, cosa da si fare. Si inizia già a vedere. Ah, sì, lo vedo. Minchia, Leo. Ecco, tutti i miei materiali della sabbia arrivano da qui. Qui c'era una montagna prima. Quella lì continuava da questa. Ah, ah. Dai, non male. Visto che è carino. E qua può, magari più avanti faccio anche qualcosa, visto che è tutto piano. Sì, ci starebbe. Ci starebbe, sai, da trovare un posto piano e fare una mega città. Sai che vero? Figata. Sai che figata, Leo. Comunque, Leo, io penso di avere abbastanza arenaria, non so. Sì, dai, dovrebbe bastare. Abbiamo allargato il chunk, grazie Tyr. Prego. Poi siamo tornati a casa, dalle mie bellissime mura. C'è, credo che posso tenere fuori tutti gli immigrati che voglio con queste mura. Trump 2.0. Il sudamericano tengo fuori. Ci abbiamo esatto. Cine nella serie. Povero Chris. Dai, povero uomo. Lui okay. Può, dai, simpatico. Prendo anche una crafting. Ma sì, dai. Gli si vuole bene, in fondo, in fondo. Un po' per pena, un po' per compassione, ma gli si vuole bene. Cosa facciamo? Un tot di tempo, tipo le bull battle. 5 minuti. Pronti? Come 5 minuti, Leo? Stai scherzando? Va bene, 10. Che io credo di essere quello con la casa più brutta di tutta la Tabicraft. Sì, paradossalmente sì. In effetti quella mia è questa. Per ora è abbastanza triste, come casetta. Però no. Sai che io quasi quasi mi lascio sta qua. Vabbè, cioè, ormai ci sono affezionato. E beh, ma è normale con la testa di Anna che ti sveglia. È tipo Willy. Hai in mente Willy il giardiniere? Sì, sì, esatto, esatto. Ecco, lui c'ha la sua baracca, è affezionato, gli piace. Come ogni competizione che si rispetti, ci mettiamo qua davanti e via! Ah, merda! Come la faccio, come la faccio? Non ci ho neanche pensato. Neanche io ci ho pensato. Cioè, ci sto pensando adesso, sto cuocendo roba a caso per... Ah, potrebbe funzionare, forse. Non lo so. Deve essere proprio grande così? Basta che non esci okay. Di tanto di poco. Giuro, ho un'ansia addosso, che porco cane. Io non so come cacchio si facciano le... Oh, mio Dio, i blocchi lì, quelli diversi della Sandstone, ok, trovato. I blocchi diversi? Sì, che hanno le varie varietà, sai, quella, ah, quella liscia, tipo, quella... Tipo il creepa? Esatto, 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 quello lì, non so come si facciano. Con i due slab. Sì, l'ho scoperto. Ah, ok, perfetto. Cioè, io sto aiutando il mio avversario, cosa stai facendo, Leo? Va ben così! Finito! Come è finito? Bella, cazzo! Non so chi è minimal. Vedo molto minimal. Che sono un sacco in difficoltà, uomo. Io cioè, sto andando avanti, ma non so cosa sto facendo. Idem, sto un po' costruendo a cazzo di cane. Ma deve essere una casa per i villager in cui si devono riprodurre o no? No, basta che stanno dentro. I villager, ho deciso che quelli meritevoli vivranno in questo villaggio. Gli altri okay. Nella cripta.
Come nella cripta. Guarda, vieni con me. Perché il villaggio loro l'ho distrutto, però effettivamente non sapevano più dove andare. Quindi ah, okay. Io ho creato la cripta dei villager qua sotto. Ok. Ah, ho presente, ok, ok. Quindi, ah, sono tutti quanti ammucchiati là. Loro sono lì per ora. La luce del sole non la vedono. Si riprende, ci hanno ancora 6 minuti. Ottimo. Come se, aspetta, sono passati 6 minuti. Come se, no, come sono passati 4 minuti. Scherzando, sono passati. Leo, ciao. Mi sa che non riusciamo a finire nessuno dei due. No, mi sa anche a me. Perché mi serve anche una scala interna adesso che ci penso. Perché non è mica necessaria la scala interna? Sì, sì, cioè... potrebbero anche. Basta che li fai saltare un attimo, cioè li convinci. Dai, come? Hop, salta, puttanella. Ok, la scala la faccio da qui, penso. Sì, faccio da qui. Io una cosa che ho sempre. No, odiato, però che continuo a fare è parlare con le mie costruzioni mentre le faccio. In che senso? Cioè, ad esempio, io sto costruendo e faccio, ok, muro, vai su così, bene a posto, fermati. Ah, okay. Beh, quello è normale, ma se per... mi chiedo chi non sì, lo ma per... ok, ma perché bisogna parlare con le costruzioni? Non è che ti rispondono perché altro. Perché siamo matti. Il giorno in cui una mia costruzione mi risponderà, saprò che è venuta bene. Oddio, io avrei paura al posto tuo quando ero una tua costruzione. Cioè, hai fatto la creazione perfetta che ha una coscienza propria. Mi piace, se non ti spaventa quello, non so cosa ti debba spaventare, uomo. Ti devi spaventare. No, ma quali perle mi stai tirando fuori, uomo. E qua non so come fare le scale. Mi mettono molto in difficoltà. Le scale fanno quello che vogliono. Un pochettino forse, però ma sì, chi se ne frega, mettiamo le scale in mezzo ai coglioni. Citazione di? Ma non ne ho idea. Harry Potter. Ma io non l'ho mai visto Harry Potter, ho visto il primo film, mi ha fatto cagare, non l'ho più guardato. Ma come, che è così bello? Beh, lo sento nella tua voce che ti piace un sacco Harry Potter. Mi piace tantissimi. Purtroppo un sacco. È finito. Oh, sono finiti 10 minuti, però non è vero. Shh. Mentiamo, raga, siamo un po' in alto. Siamo a buon Mancano punto. Mancano ancora 9 minuti e mezzo. Bene, siamo costretti da 30 secondi. Abbiamo già fatto tutto questo. Guarda quanto sì, siamo veloci. Sì, hai visto che bravi. E ti dicevo, tutto il vetro che pensavo di avere me l'ha usato Bertra. Ah, ma appunto, noi perché stiamo facendo questa sorta di mini competizione quando c'è Bertra che ha fatto uno spettacolo là dietro? Sì, spettacolo. Oh mio Parliamone. Dio, ci sono ragazzi che mi hanno scritto nei commenti: ma perché non metti l'Optifine che ci sono i vetri che fanno schifo? Perché sono in 1.12? Vetri. Possono i vetri. Io voglio l'Optifine. Anche io voglio l'Optifine. Nel momento in cui abbiamo la 1.12 finita, avremo anche l'Optifine. Scusa, non sei tu in contatto con la Mojang? No, non ancora. Cioè, mi hanno dato il numero di notch così un giorno. Però... ormai non serve più un cazzo il numero di notch. Appunto per quello. Minecraft dico, Minecraft ormai ha poco a che fare lui. Cioè, è come se a me danno il numero di Steve Jobs per l'Apple. No! Ci faccio ben poco. Si dice... Che bello, mi piace come qualsiasi arco su questa casa abbia una forma diversa. Che bello. Ma come? Ah, qua ho perso comunque, mi dicono dalla regia. Perché? Ho appena visto la mia casa accanto alla tua ed è stato triste. No. Mi ha reso molto triste questa cosa. Ok, 10 minuti stanno per finire circa? Non lo so, dipende. Quanti 10 minuti vuoi far passare? Non lo so, cioè. Quanti 10 minuti? Cos'è che è la tua cosa? Cosa? Cos'è che è? Non lo so. Sembra un ovetto Kinder. Leo, non chiedere cosa stia venendo fuori. Sto andando a braccio, ok? Vabbè, ma l'hai fatta tu, quindi è bellissima. Oh, Leo, se mi dici così mi bagno, però. Ti fa conto che al piano di sopra neanche c'è spazio per muoversi. Ho calcolato così male le cose che... è un cioè, ecco. Ma giusto per sapere, cara tua, com'è che funziona? Leo, non chiedermelo. Ok, va bene, scusa. Non volevo non ferirti. Non ne ho, perché davvero non lo so neanch'io. Epico. Io, cara tua, non ho ancora vista bene. Andiamo a vederla, a sbirciare. No, non serve, Leo. Puoi bruciarla se vuoi. Spiegami l'entrata di questa casa. Appunto, Leo. C'è un problema proprio di... C'è un problema di... Poi salti. C'è un problema di fondo.
Oh, Leo, cosa sto combinando? È orribile questa cosa. Questi qua sono i bei progetti quando non ti prepari nulla e gente, gente a caso arriva e ti fa: dobbiamo costruire. Che bello, cosa? Non si sa. Improvvisa, ok. Non ti voglio così brutto. Metterò qualcosina. Scusami Leo, la mia mamma mi ha fatto così. Ma non diceva te, diceva quel blocco. Ah, ok. Cioè, guarda che carina. Mamma mia, che bellina la mia casetta. Anche la mia. Era proprio una villetta. Mi piace. Anche a me. Proprio bella. A te mi piace che cioè, è molto luminosa, cioè appena il sole sorge risplende a pieno tutta la casa. Non prendere in giro la mia casa. Verremo a ucciderti nel sonno io e lei. Tu e la tua casa? Sì. Ho più paura di lei. Anch'io avrei paura di una casa che viene a uccidermi probabilmente. Questo portone dentro è vuoto e si spawnano i mob. Quello lì è un ragno che non posso colpire tecnicamente. Però tipo sono lì dentro e resteranno lì per sempre. Ho le mura alte. Okay. Per tenere fuori i mostri. E sì, dentro le mura ci sono a loro volta dei mostri. Mostri. Cos'è che è? Mostrolandia. Attack on Titan. Tengo fuori i giganti, ma dentro le mura ci sono i giganti. Vero. Vero. Non credere che io sappia qualcosa riguardo Attack on Titan. E non sa Harry Potter, non sa Attack on Titan. E non so. Mamma mia. Non faccio più citazioni nei video con te. Basta. Sono peggio di Jon Snow. Non sai niente, Jon Snow? Oh mio Dio, hai fatto una citazione! Vero, hai visto? Sono così fiero. Casa mia dovrebbe essere finita tecnicamente. Ah, sì, anche la mia. Allora facciamo il risultato finale? Sì, va bene. Sì, sì, manca gli ultimi dettagli, poi ho fatto. Aspetta, un attimo. Dopo li chiedo, queste case qua. Penso che farò le altre casette per i cavoli miei. Qua, tipo due, tre piccoline. Farò un episodio. Ma questa? No, quella lì no, resterà lì come simbolo. Mi dispiace, Leo, che dovrebbe essere una casa così brutta. Non so, la competizione non mi sa che non sarà tra la tua e la mia, ma tra la mia e quella di Bertra. Addirittura. Sì, 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 chi ha fatto peggio? Ma quella di Bertra è veramente brutta. Beh, yeah. Ciao. Si può sviluppare. Puoi abbatterla e svilupparla come vuoi. Puoi abbattere la parte no, sotto e rifarla. No, penso che la continuerò anche sulla destra. Tipo allargandola, facendo quella lì una specie di stanzetta sopra. Sì, ho già in mente come farla. Ottimo. Voglio dire, non toccherò la tua casa, è bellissima così. Ah, grazie. Mi fa piacere che ti sia piaciuta, Leo. Almeno a te piace. Già, è solo un problema per salire, ma. Ah, è vero, cazzo, ho tolto le scale. Hai tolto le scale. Si può neanche più salire in casa tua. Belle. No dai, ci farò un tempietto qua. È dove sacrificherò i villager inutili. Grazie, ecco, rendilo utile per qualcosa. Perché se metti che nascono dei villager in questo villaggio ma non mi piacciono, non sono più eretti, quindi non è che meritano di andare a stare con la società in basso, quella della cripte. Come facevano una Sparta che li cacciavano giù da una rupe. Esatto, io li sacrifico lì. Ora, nei prossimi episodi dovrò illuminare il tutto, bloccare l'entrata, che devo ancora decidere come fare. Devo trovare un tutorial su qualcosa come bloccare l'entrata e fare il villaggio. A posto, dai, stiamo andando avanti con la Tabicraft. Sto andando. È grande Leo, cazzo. Sto facendo cose. Allora, ragazzi, dovete decidere voi chi è il vincitore. Mettete un like se volete che vinca Leo. Se mettete un commento se volete che vinca Leo, mettete. Cioè, chiudete la pagina se volete che vinca io. Ma perché? Cosa? Perché tanto nessuno voterà me. Ah, like per Leo, commento per Tyr. Avrei zero commenti su questo video, sappilo. Stai, un video di 10.000 visual, zero commenti, zero la depressione. Commenti. 10.000 visual, 10.000 like, 0 commenti. Comunque al solito ragazzi, vi saluterei. Ma non ho un altro, quindi lo fa Tyr. Hola. Però un po' più Lily Meraviglia. Ciao. Ciao.